Salve gente, bentornati. Oggi video foam Kringle Candle. Per questo mese la Kringle Candle Italia ha lasciato carta bianca ai negozianti, quindi io andrò a presentarvi in modo generale, quindi solo una un elenco praticamente delle fragranze che il negozio dove io mi rifornisco di solito, che è la fabbrica delle idee, www.lafabbricadelleidee.eu, quindi la fabbrica delle idee, che è un negozio di La Spezia, di cui vi lascio il link qua sotto. Vi parlo un attimo velocemente delle fragranze che ho scelto di mettere in sconto nell'unico formato di giara grande per tutto il mese di giugno. Le recensioni nello specifico le trovate, altrimenti finiva un video 30 ore per la vita, ve le lascio tutte nel blog questa volta, quindi questo è un video infarinata e le recensioni sono nel blog. Cani? E allora iniziamo subito. Come vi ho detto, l'unico formato scontato del 20% è quello della giara grande. Allora, inizio. Comfy Sweater, o magari pronunciato un pochino meglio, è una fragranza, una coccolina, è talcata e sa fondamentalmente di ammorbidenti, di maglioni appena lavati, di pulito, di detersivo vagamente. È una fragranza che comunque va bene tutto l'anno. Poi Golden Cashmere, che è una fragranza uscita verso Natale, però anche questa va bene un pochino tutto l'anno. È una fragranza vanigliata, molto seducente, se non sbaglio l'ho messa tra le coccoline o tra le malafemmine, adesso non mi ricordo, comunque è una vanigliata. Qui c'è vaniglia e talco, e volendo penso che ci sia anche, c'è scritto. Ecco, infatti c'è anche del sandalo, infatti c'erano anche, no, mi ricordavo, note legnose. Qui invece, infatti nelle giare grandi c'è scritto un pochino le note, sandalo, legno di sandalo dorato, mandarino, crema di vaniglia, burro, sciroppo d'acero, muschio. Comunque è una fragranza più sulla malafemmina rispetto a questa qua. Poi l'altra fragranza in giara grande che ho è Grey, come poteva mancare, che è una fragranza che sa di One Million Paco Rabanne. E abbiamo già concluso. È una fragranza, una dopo barbina, c'è del sandalo, c'è della citronella, del cedro, ambra, vaniglia, patchouli e muschio. Sa di One Million Paco Rabanne. È una dopo barbina. È una dopo barbina dolce, quindi non troppo legnosa come magari possono essere. Non tanto legnosa quanto, scusate, non troppo ozonata, cioè non è ozonata per niente. C'è anche qua della vaniglia sicuramente, infatti l'ho letto, sì, c'è la vaniglia, ci sono dei legni, ma sa di One Million Paco Rabanne, c'è poco da dire. Poi ci sono tutte queste, che è Cherry Blossom, che è una fragranza fiorita che a me ricorda un sacco un balsamo, mi ricorda il balsamo per i capelli. Oak and Fig, che di fico e di quercia non c'è niente, è una fragranza decisamente coccolina. A me il fico di per sé non piace, però questa trovo che sia decisamente piacevole come fragranza. È vagamente legnosa, quando è accesa molto, se non sbaglio, se non ricordo male, vira un pochino dopo barbino, però è una cosa sempre molto lieve. E come ho detto, tutte le recensioni una a una la trovate poi sul blog. Spa Day, che questa è quella che ho acceso poi tartizzato, perché dopo poi ne ho una che l'ho accesa normalmente. Ci dovrebbe essere del cetriolo, non mi ricordo che, della mela. Praticamente a me sa di gomma da masticare alla menta, ed è buonissima secondo me. Molti la trovano rilassante, molti la trovano cioè, per me non sa di spa. Per me questo qua non è l'odore della spa, nella mia ideologia di spa. Questo qua è l'odore della Brooklyn. Poi Egyptian Cotton, quindi siamo vagamente un pochino su questo genere, ma questa è proprio detersivo. Quindi odore di panni, di vestiti puliti, buona intensità e ti dà una sensazione di pulito in tutto l'ambiente. Poi White Woods, che sarebbe una
legni bianchi fondamentalmente, dovrebbe essere, è una invernale, però magari per calare queste temperature ci potrebbe stare il tentativo di accendere un invernale. È lievemente balsamica, ma proprio una punta, per il resto la trovo una fragranza estremamente dolce e piacevole. C'è una punta di balsamico, ma impercettibile proprio. Poi c'è del legno e note dolci, secondo me. Molto buona anche questa. Abbiamo Sit Sail, che è la barchetta, che ho riacceso dopo diverso tempo e non mi ricordavo che fosse così buona. Questa qua è proprio una dopo barbina, proprio l'opposto fondamentalmente di Grey. Cioè, l'opposto, sempre dopo barbina è, però si sente proprio... provatele, si sente proprio la differenza. Cioè questa qua è più dolce, questa invece è molto più strong, molto dopo barba proprio. Sono due generi completamente diversi. Poi c'è l'apple pie, che è fondamentalmente una torta con una valanga e mezzo di spezie sopra, quindi se vi piacciono le speziate 365 giorni l'anno, questa fa il caso vostro. La mela la sento un pochino poco, non la sento proprio, cioè si sente, però prevalgono le spezie. Poi picket fence, o come si legge, dovrebbe essere una fiorita, cioè lo è, e sì, dovrebbero esserci delle roselline, dei fiori comunque, e sarebbe picket fence, dovrebbe essere la staccionata, qualcosa del genere. E anche questa qua ha una, secondo me, è una componente principalmente cremosa più che mazzolini di fiori. Però nonostante tutto è piacevole, cioè non è definita come potrebbe sembrare, ecco. Poi c'è la pumpkin patch, che dovrebbe essere tipo il campo di zucche, e sa di zucche. La zucca spesso viene contornata, condita e risollevata da spezie, e infatti si sentono, però si sentono meno le spezie rispetto alla apple pie, per dire. Ecco, nell'apple pie le spezie si sentono molto di più. Dewdrops, che è una fragranza favolosa perché dà proprio la sensazione di freschezza. È una fragranza che ha una puntina di menta, proprio una puntina, però secondo me quella puntina lì ti cambia proprio tutta la situazione. Sa di bagnaticcio fresco, tipo dà quella sensazione un pochino di erba, però quando ci sono quei nebulizzatori, proprio quella cosa lì. Dewdrops dovrebbero essere le gocce di rugiada, che appunto vengono la mattina quando c'è freschino. Poi Fresh Air, aria fresca. E io la trovo anche questa, mi sa, non mi ricordo più dove l'ho inserita, sinceramente, perché dopo un po' perdo i colpi. È una dopo barbina, secondo me. Comunque siamo tra il dopo barbino e l'odore di pulito, ecco. Dà una botta di freschezza all'aria, è ariosa proprio. Poi Vanilla Cone, che dovrebbe essere tipo una roba... Io le descrizioni non me le ricordo, ovviamente, stando al disegno, non l'ho letta di questa perché l'ho accesa recentemente. Dovrebbe essere tipo con la vaniglia. Il punto è che io sento principalmente crema di burro. Io sento crema di burro, crema di burro, come se piovesse. Poi questa non l'ho ancora accesa, ma la accenderò, così la recensirò. Blue Spruce, ed è una balsamica, più balsamica rispetto alla White Woods. Dove l'ho messa? È più balsamica. Qua si sente proprio una punta lievissimissimissimissima. Qua invece si sente l'aspetto balsamico. Qua prevalgono i legni, secondo me, così, e qua invece prevale proprio il pirulino del pino o dell'abete, adesso non so cosa sia, o del balsamo proprio. Questa qua è più bosco verde. Poi ultima, ma non per ordine di importanza di quelle che ho, c'è Vanilla Latte, che è
un cappuccino con del... questo qua me la ricordo, è un cappuccino corretto questo qui. C'è del rum in mezzo, c'è del burro, ci sono un sacco di note dolci e il caffè, che nella foto pare che ci sia solo del caffè, perché ci sono solo dei chicchi di caffè, invece il caffè arriva più o meno in secondo piano, secondo me. Quello che spicca è proprio la correzione di questo cappuccino. Poi, che io non ho, c'è Eucalyptus Mint, che vi lascerò la foto da qualche parte, che stando al nome è una balsamica, quindi eucaliptolo e menta, e la apple cider donuts, le ciambelle al sidro di mela, e che secondo me appunto si sentirà la mela ed eventualmente della spezia, però non ho letto la descrizione, quindi non sto dando una valutazione oggettiva alla cosa. E perché questo era solo un video per farvi sapere quali sono le 1001 fragranze che il negozio La Fabbrica delle Idee sta scontando nel formato giara grande per tutto il mese, scontato del 20% nel formato giara grande per tutto il mese di giugno. Le descrizioni le troverete sul blog, di cui vi lascio il link sempre qua sotto. Mi raccomando, controllate tutti i link che vi lascio qua sotto, perché ci sono diverse cose interessanti, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!